ragazzi, è apparso finalmente in rete un video, e non un video, un taser, un video ufficiale dell'azienda, ma un video di un drone dato ad un youtuber, quindi di un prodotto, se vogliamo, finito. Ragazzi, il drone di cui sto parlando è della 00 Robotics ed è il V-Copter. Vi ricordate questo drone con solo due bracci? Questo drone che ha fatto tantissimo chiacchierare di sé, che poi è arrivato in un momento difficilissimo per quanto riguarda la pandemia causata da Covid-19, quindi con ritardi incredibili sulla produzione, dove in tantissimi l'avevamo preordinato. Io tuttora ce l'ho preordinato, non l'ho disdetto, e lo youtuber Alizan Mao, penso che si pronunci in questo modo, che poi è stato il primo ad avere anche lui l'Absan Zino Mini Pro, è stato il primo youtuber ad averlo, il primo a testarlo, e anche in questo caso è il primo youtuber al mondo, credo, ad avere questo drone. E ragazzi, lo fa volare, gli fa fare tante cose. Adesso guardate il video, vi lascio anche il link del suo video per andarlo a vedere direttamente nel suo canale, perché comunque è qualcosa di fantastico vederlo volare. Si era visto solo ovviamente nel, diciamo, video di presentazione, si era visto solo la fiera dell'elettronica che si tiene a Las Vegas. È stata l'ultima edizione in presenza, perché comunque dopo è arrivata la pandemia e lì si vedeva volare ovviamente in overing e non faceva chissà che cosa questo V-Copter, questo drone con solo due bracci, ragazzi, che gli permettono di fare cose incredibili, soprattutto per un discorso di minutaggio, perché parliamo di un drone che sulla carta viene dato per 50 minuti di volo, quindi 50 minuti di autonomia, e poi con questi solo due bracci gli permette di fare delle imbardate, quindi delle virate veramente strette. È spettacolare. State vedendo appunto il video di questo youtuber. Come vi ho detto, vi lascio il link per andare direttamente a vederlo nel suo canale, perché comunque il video è abbastanza lungo, lo testa in varie cose, e anche la qualità della fotocamera secondo me non è niente male. Parliamo sempre di un drone che sicuramente è nuovo, che dovrà avere tanti aggiornamenti. Speriamo che venga inviato, e venga inviato anche il mio, che è ancora tuttora prenotato. Ovviamente quando sarà lo dovrò finire di saldare, ma attualmente è prenotato, lo avevo prenotato appunto con questi 100 euro, poi ad un prezzo super vantaggioso rispetto a quello che poi è il prezzo che dovrà avere questo drone quando sarà ufficialmente in vendita. Quindi ragazzi, sono troppo contento di aver visto volare finalmente questo drone. Speriamo che arrivi presto anche a noi comuni mortali, ma già questo è stato un passo in avanti rispetto a quello che si è visto fino adesso, cioè praticamente niente. E poi vederlo provare con l'Active Track, vederlo provare in overing, vedere provare la qualità video, vedere provare tante piccole cose di questo drone, davvero, davvero entusiasmante. Quindi ragazzi, questo era solo un piccolo video in cui ci tenevo ad informarvi di quello che spero stia per arrivare da Zero Robotics, cioè il V-Copter Falcon. Quindi ragazzi, se questa mia anteprima in cui vi ho portato questa novità, in cui vi ho fatto vedere volare in mano ad uno youtuber una versione definitiva o quasi del drone, vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler, tantissime cose arrivano lì. Sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao! Yeah.